Undicesimo posto a ovest, 49 sconfitte, 49. Una stagione disastrosa per i Los Angeles Lakers, misericordiosamente arrivata agli sgoccioli alla fine. L'esperimento Westbrook è stato un fallimento totale, Davis è stato più rotto che in campo, LeBron è stato fuori parecchio e per questo si è giocato il titolo di miglior realizzatore e la squadra non ha mai fatto click. Lo staff tecnico è saltato subito il banco con le storie tese tra Vogel e Russ. La dirigenza non è mai esistita con la franchigia in mano alla clutch e indirettamente, o anche direttamente, diciamoci la verità, a LeBron James. Questo è il presente, ma ormai diciamo il passato. Come si riparte? Proviamo a capirci un po' di più con Prato Attack. Allora, sicuramente intanto partiamo dalle cose facili. In panchina dovrà cambiare qualcosa. Il problema non è tanto Vogel, che è un ottimo allenatore. Il problema è che dovrà pagare intanto lui per tutti perché è l'unica pedina, tra virgolette, sacrificabile. O quantomeno quella più sacrificabile. La verità è che è stato più vittima delle circostanze che colpevole, anche se ha cambiato, insomma, quintetti come fossero le porte girevoli di un albergo. Però è un allenatore difensivo, è chiaro che è stato costruito un roster attempato e con grandi talenti offensivi, ma nessuno che difendeva più. I giocatori non sono stati scelti da lui, si è trovati lì, molti erano di nome e dovevano giocare, diciamo, a dispetto dei santi. Era difficile onestamente far trovare la quadra da un punto di vista tecnico, cioè la quadra sarebbe tro potuta trovare se tutti si fossero sacrificati per il bene comune. Così non è avvenuto, a prescindere dal lavoro di Foghe, che certo non è stato positivo, ma ripeto, è stato più vittima delle circostanze che colpevole. Ora, l'allenatore si può cambiare, il problema grosso è che LeBron ha più bisogno di un messaggero che di un coach vero e proprio, perché a questo punto della carriera è da un po' di tempo. Preferisce comandare lui fin quasi, anzi, quasi, valutate voi se tenerlo, toglierlo, fa incidere sulle rotazioni. Di conseguenza, il terrore, se mi metto nei panni dei tifosi Lakers, può essere Fizdale, che è amico di LeBron, ha fatto più danni della grandine a New York, ai Knicks e a Memphis, è ricordato solo per Take That for Data, lo sfogo in conferenza stampa, per il resto, cioè, lo zero virgola come allenatore. Però è appunto raccomandato da LeBron, e tanto se devi avere là un servo più o meno sciocco, perlomeno ce l'hanno già in casa, almeno risparmiano. Nomi che si fanno, altri nomi che si fanno, si parlava persino di Doc Rivers, ma voi ditemi perché Doc Rivers dovrebbe prendersi la grana Los Angeles quando ha comunque una squadra competitiva a Philadelphia che è andata 10.000 volte meglio rispetto ai Lakers. Non sarà facilissimo trovare un allenatore vero e di livello, ripeto, potrebbe non essere neanche purtroppo la soluzione. Di sicuro Vogel salterà. Dirigenza. Questo è un altro punto abbastanza dolente, perché di là di Jamie Bass, il problema è che i Lakers si sono messi in mano a LeBron, sapevano benissimo il pacchetto che prendevano, sapevano di prendere un grande giocatore, uno dei migliori di sempre, inevitabilmente nella fase calante dal punto di vista fisico, perché non ringiovanisce. Ma sapevano anche di prendere un GM neanche tanto occulto, ma palese, e spesso anche un allenatore, di sicuro un agente che portava i giocatori, i suoi amici a Los Angeles, in particolare quelli sotto la scuderia Clutch di Rich Paul, ma che insomma è una sua creatura. Allora, come se ne esce? Male se ne esce, perché finché LeBron sarà lì, non è a questo punto della carriera che vai a dire: sai che c'è, da oggi cambiamo, comandiamo noi, perché questa è la nostra franchigia, una franchigia storica, perché se gli hai dato quel potere fino a quel momento non glielo togli dall'oggi al domani, è impossibile. E di conseguenza andrebbe trovato un filo di giusto mezzo. Rob Pelinka, il GM
teorico, diciamo nominale, insomma, ha accettato da subito di mettersi da parte, di occuparsi della parte formale, tecnica, cioè far quadrare i conti una volta che il mercato vero e proprio, la free agency, la facevano la Clutch e LeBron. Ci vuole un attimo un giusto mezzo, perché l'ultima free agency è stato un disastro totale, si è rivelata così, e c'è un motivo per cui i giocatori fanno i giocatori e non i GM, proprio perché non lo sanno fare. LeBron in passato è stato così onnipotente sul parquet che spesso è riuscito a mettere le pezze ai suoi stessi errori fatti a livello di front office occulto. Adesso non può più farlo, non ha più l'età per far pentole e coperchi. Di conseguenza, un minimo di filtro, tutta la variopinta carovana che ogni anno si porta dentro LeBron andrà messo. Di più è impossibile, onestamente, aspettarselo. Quindi non attendetevi miracoli, perché i miracoli non esistono nello sport e di conseguenza, più che provare a mettere quantomeno becco o quantomeno il veto, ecco come hanno fatto in passato i Lakers, per esempio, quando LeBron propose Tyronn Lue come allenatore perché il colloquio andò malissimo e lui si presentò con un'arroganza, una supponenza pari almeno alla difficoltà che ha da comunicatore, e di conseguenza, perché era già certo del posto perché LeBron glielo aveva assicurato, e di conseguenza il front office si indignò e tirò fuori un minimo orgoglio dicendo: no, così a queste condizioni no, un conto è essere raccomandato, un conto è venire qua a comandare a casa nostra con questa faccia tosta. Un minimo di filtro è richiesto, perché altrimenti è dimostrato che salta il banco. I grandi interpreti. Partiamo da LeBron, perché bisogna partire dal re sole, è giusto che sia così, perché tutto poi ruota intorno a lui. Ma le voci, insomma, di un possibile addio in queste ore si accavallano, ma la realtà è che secondo me ben difficilmente lascerà la città degli angeli. Perché? Perché lì è al centro degli affari, e LeBron in questo momento è interessato principalmente come priorità a, nell'ordine, gestire il proprio business e il proprio brand, che è un brand globale, fare una barca di quattrini tra l'altro. 2. Battere il record di Kareem Abdul-Jabbar di punti segnati in NBA, il massimo in carriera, obiettivo assolutamente raggiungibile se sta in piedi e quindi va in campo, perché comunque ha dimostrato anche a quest'età di essere giocatore capace di fare la differenza, non più con la continuità fisica atletica di partita in partita o all'interno della partita, ma con degli sprazzi di assoluta grandezza ancora oggi come ieri. È chiaro che LeBron ha come ultima priorità, se riuscirà a giocare per altri 2 anni, al di là di superare Karim, vorrebbe giocare con il figlio Bronny, che fra 2 anni sarebbe eleggibile per giocare in NBA. Ora, Bronny un prospetto top 50, non top 10 o 15, quindi non è detto venga scelto in NBA, ma sapete meglio di me, è stato scelto il figlio di Wade, che è un pippone, figurarsi se scelto a livello di G League da Utah, di cui ovviamente Wade è uno dei proprietari, quindi classica marchetta. Quindi, nella peggiore delle ipotesi, Bronny non venisse scelto al draft, figurarsi se i Lakers non gli offrirebbero un salvagente prendendolo a livello di G League e poi portandolo quantomeno in prima squadra per qualche partita per farlo giocare assieme al padre. Stante queste condizioni, io la vedo dura, sia un ritorno romantico a Cleveland, che peraltro ho già tradito 2 volte, sia andare a giocare per, tanti dicono, ma vorrà vincere ancora. L'impressione mia è, dopo aver vinto con 3 franchigie diverse, con i Miami Heat, con i Cleveland Cavaliers e con i Los Angeles Lakers, abbiamo un po' raggiunto la pace dei sensi a quel punto di vista lì. Si è più interessato alla parte gestionale di brand che a vincere per forza. Tra i grandi campioni di sempre, lui sicuramente è quello che ha rivoluzionato la Lega a livello di star power, ma è il meno ossessionato dai risultati, dalle vittorie di squadra. Gli altri 2 giocatori fondamentali che vanno presi in esame sono Anthony Davis e Russell Westbrook. Allora, Davis è stato sempre rotto, cioè il problema di questo benedetto ragazzo è che non è fisicamente in grado ormai, insomma, lo racconta la storia non solo recente, la storia contemporanea, ma anche la storia, non dico antica, ma quantomeno moderna,
che non è in grado di stare in campo 82 partite più i playoff, con continuità fisica, fragile come un cristallo. Di conseguenza, pur essendo un giocatore nel prime, su cui teoricamente i Lakers dovrebbero fondare la franchigia, da successore di LeBron come immagine appunto dei Los Angeles Lakers guardando avanti, diciamo che lo scenario è un pochino più fosco di così. Quando hanno vinto il titolo i Lakers 2 stagioni fa, c'era stata l'interruzione per pandemia e questo aveva permesso a Davis di fare uno stop, arrivare fresco e soprattutto sano e integro ai playoff, e poi nella bolla di Orlando lui e LeBron avevano fatto la differenza. Ma se si va dritti, cioè novembre, fino a un ipotetico giugno, cioè il mese delle finals, la storia dice che è praticamente impossibile che Davis stia fisicamente in grado di giocare sempre senza avere delle pause lunghe e significative. Di conseguenza è un grosso problema. Lo scambieranno? Secondo me no, anche perché l'ha portato LeBron, sarà è veramente dura, specialmente se non vuole andare via, non è che lo scarichi così. Però cioè, è chiaro che devi tener conto di questo contesto. È anche vero che l'hai pagato tantissimo, ricordo che i Lakers non hanno neanche la prima scelta perché è protetta 1-10, andrebbe a New Orleans proprio per lo scambio fatto con i Pelicans per Davis, oppure se va oltre a 10, scelgono oltre a 10, finisce a Memphis per un successivo scambio fatto tra Nola e i Grizzlies. Quindi io non credo che si muova neanche Davis, però cioè, se fino a ieri, insomma, era una situazione di cui era anche superfluo parlare, guardando avanti andrebbe quantomeno monitorata la situazione. Se qualcuno venisse la pazza idea di andare a chiederlo, non gli andrebbe sbattuta la porta in faccia subito al buongiorno, ma andrebbe perlomeno si potrebbe anche pensare di starlo a sentire, sponda Lakers, tutto qua. Infine Russ, Westbrook ovviamente è stato deludente. Ha litigato subito con Vogel, che ci fossero delle incognite di coesistenza, soprattutto con LeBron, soprattutto in attacco, ma anche in difesa perché non difendono nessuno dei due ormai, era evidente. Ma quello che non era evidente è che evidentemente, sicuramente si erano parlati prima di sposarsi dal punto di vista professionale. E invece le promesse che si erano fatte allora non sono state mantenute, nel senso che i due non è che abbiano litigato, ma non hanno mai fatto un punto, un passo incontro l'uno all'altro per riuscire a far funzionare la coesistenza sul parquet. Russ verrà sacrificato, lui sì che se ne andrà, insomma, la player option che può utilizzare probabilmente farà. Io credo che si trovi da scambiarlo proprio perché è contratto breve, anche se gigantesco, ma in NBA i contratti brevi si riescono comunque a piazzare. Chiaro che devi prenderti comunque uno stipendio per pareggiare il suo, molto importante, quindi qualche ospite indesiderato di un'altra franchigia, e rischi anche di dover anche metterci vicino qualche scelta per gli anni successivi. Per cui non è di nuovo una situazione facilissima, però è l'unica situazione, è l'unico, diciamo, l'unica pedina di scambio certa che i Lakers possono avere. Proveranno a cedere Horton Tucker, ma vorrei sapere chi lo vuole prendere. E onestamente il supporto in casa andrà cambiato, cioè i giocatori da un anno meno logori, più funzionali, magari migliori nella propria metà campo rispetto a quella degli avversari, andranno portati a Los Angeles. In questo contesto i Lakers possono tornare competitivi dal prossimo anno? Assolutamente sì. Possono aspirare al titolo? Beh, quello un po' più complicato.